Siamo con Don Carmine Schiavone, che ha promosso un'iniziativa di solidarietà chiamata Rete di Periferia, che consiste? Consiste un insieme di associazioni che in maniera trasversale fanno la stessa opera a beneficio del territorio delle fasce deboli, l'intuizione di metterci insieme e farlo tutti insieme anziché ridurci ad una frammentazione di azione verso il territorio. E quindi ci siamo con anche loro qui presenti, che rappresentano le altre associazioni della rete, voluto concentrare su due attività. La prima è la distribuzione di un pacco alimentare verso tutte le persone che attraverso i circuiti di beneficenza attingono mensilmente ad un pacco, realizzare un unico pacco grande per il Natale, e distribuiremo 1000 scatole confezionate con derrate alimentari. Quindi all'interno dei supermercati di Aversa si trova, a nome di Rete di Periferia, un cartello con un carrello solidale. Le persone possono andare a fare spesa e comprare qualsiasi genere alimentare e lasciarlo in quel carrello. Quel carrello verrà portato qui e poi insieme a tutte le associazioni della rete comporremo il pacco che il 23 di dicembre nell'antivigilia distribuiremo al territorio. Poi questo carrello dove lo troviamo? Lo troviamo in tutti i supermercati della città di Aversa, tutti. Solo supermercati oppure mercati, supermercati più piccoli? Anche botteghe più piccole, voglio dire, in ogni locale commerciale alimentare si trova. E poi ho letto che c'è un altro cartello. Il regalo, il giocattolo sospeso che stiamo ancora questa mattina distribuendo ai vari negozi di giocattoli. Già li state distribuendo? Sì, già è stato dato un po' a tutti i supermercati e anche ai negozi di... Quindi il carrello adesso lo troviamo nei supermercati. Già nei supermercati. Troviamo tutti e due questi carrelli. Dopo semmai faccio vedere la locandina, in modo che facciamo anche una foto sia del giocattolo sospeso sia del carrello sospeso. Qualche farmacia, noi non avevamo contemplato, questa è una cosa bella, non avevamo contemplato il carrello sospeso nella farmacia, ma ci sono state già ben due farmacie che hanno telefonato dicendo vogliamo aderire anche noi con il farmaco sospeso. Il farmaco generico significa quello che ha la portata e al consumo di tutti, e quindi anche qualche farmacia sta vivendo questa esperienza. Abbiamo qualche nome di farmacia? Sì, per ora abbiamo la farmacia Frecentese che già ha dato la possibilità, e poi abbiamo la seconda farmacia che si trova tra Aversa e Teverola, internazionale, benissimo, che ha già iniziato, sia Frecentese sia l'internazionale hanno già iniziato questa esperienza. Questa iniziativa, che prende una rete da quello che abbiamo detto, riguarderà solo Aversa o anche ai comuni circostanti che fanno parte della diocesi? Allora, la rete nasce in Aversa, però già ieri qualcuno da Lusciano è venuto dicendo vogliamo aderire, perché anche a Lusciano c'è bisogno di un coordinamento e quindi vogliamo far parte, in modo che ha ricaduta anche poi nella nostra zona pastorale, così anche da San Marcellino e così anche da Teverola. Quindi l'obiettivo era organizzare e armonizzare la rete associativa aversana, ma di riflesso poi evidentemente c'è un bisogno di partecipazione anche dagli altri comuni. Questa organizzazione andrà avanti anche dopo? Certamente, sì, questa quindi è la prima esperienza. L'anno, avremo ancora la possibilità di utilizzare il carrello sospeso. Bene, il carrello sospeso, ma anche altre iniziative in vista anche della Pasqua, non solo di assistenza, ma anche culturale, con tanti eventi che... Io vedo che già qui si fa tantissimo per gli ospiti che vengono a mangiare, che non hanno possibilità economiche. Certo, sì. Quindi le due questo collaboratrici rappresentano quali associazioni? Teresa? Allora, io sono qui per portarvi i saluti di Michele Docimo, che è presidente dell'associazione Migrazioni, che è l'associazione che fa parte anch'essa di Reti di Periferia, perché crediamo che l'emergenza sociale sia, l'emergenza più importante che esista sul territorio e soprattutto durante le festività natalizie. Quindi è per noi un onore far parte di Reti di Periferia per portare la solidarietà su tutto il territorio. Lei invece? Io invece faccio parte del servizio civile qui in Caritas e quindi lavoriamo attivamente qui nella struttura e quindi accoglieremo questi
questi doni che arriveranno sia a spese alimentare con giocattoli e poterli poi distribuire alla popolazione, quindi a chiunque verrà per ricevere questi doni. Quindi dovranno venire tutti quanti qua, sì, per ricevere, il 23 dicembre, per evitare problemi di, sì, diciamo di replica, uso diverso, di replica, no, perché potrebbe qualcuno, sì, potrebbe prendere per poi rivendere. Ah, ok, assolutamente, questo va assolutamente contrastato come atteggiamento, e quindi sarà vissuto in maniera omogenea, appunto in rete, per poter garantire anche la linearità sulla gestione dei prodotti raccolti. Un'ultima cosa relativamente alla solidarietà: quanti pasti al giorno voi date? Allora, tra l'asporto, cena, seduta e interni, siamo sui 130-150 al massimo pasti al giorno, tutto l'anno, tutti i giorni, senza sosta. E riuscire a farlo con le vostre forze poi. E ringraziamo veramente chi aderisce all'8 per 1000 dato alla Chiesa Cattolica, perché alla fine tutto quello che viene devoluto attraverso l'8 per 1000 va a finire in questa mensa, come in tutte le mense d'Italia, che i fondi attinti sono quelli della donazione dell'8 per 1000, della dichiarazione dei redditi. Grazie. Ed eccoli i locali della mensa dell'anno, da cui possono fare riferimento coloro che non hanno, qui possono fare necessità, qui possono fare riferimento coloro che hanno necessità di cibo e non sanno come condividere. Questi locali sono stati occupati fino a qualche minuto fa 150 persone che avevano necessità di un pasto, non avevano la possibilità di